gentili telespettatori di Nano TV, siamo in compagnia di un'attrice, oggi anche produttrice, lei è la campana Ida Di Benedetto. Ciao Ida. Ciao. Ciao. Ci incontriamo in occasione della terza edizione del Gala del Cinema della Fiction. Quanto è importante promuovere questa eccellenza partenopea in materia audiovisiva su scala nazionale? Tutto quello che avviene intorno al cinema, e quindi sono convogliate persone da varie parti d'Italia, attori, registi, produttori, è sempre una cosa molto positiva. E poi, come dire, in una terra come questa, in una cornice meravigliosa, quindi tutto diventa migliore, tutto diventa positivo e si spera di andare avanti e di sviluppare questi incontri che producano, che ne so, lavoro, che producano idee, perché altrimenti che senso ha? Se no ci rimane a fare una magnata qua. Ascolta, la tua carriera ultra quarantennale, no? Mi sembra che hai debuttato agli inizi del 1977, se non erro, Fontemara, una cosa del genere, o sbaglio? Sì, più no. Con il cinema tedesco, poi dopo. In questa carriera luminosa, no? Sì, perché dal 76 a mo sono passato 40 anni. Siamo al 2010, un po' di più, no? Un po' di più di 40, ma che stai dicendo? 34, dai. Non dici 40, maronna, santa. Sei spaventato. Mi vedi proprio come una vecchia befana. E allora? Figurati, volevo chiederti, passaggio di generazionale anche nello cinematografico, con chi collego, regista, è legato in assoluto di più e chi di meno? Di meno con quelli che erano meno talentati e con i talentuosi tutti. Un incontro fondamentale col tuo mentore, Salvatore Piscitelli, se non erro. Allora, Piscicelli. Quel tipo di incontro come avvenne? Nel senso, con lui come ti scopo? Con quali parole riuscì ad accattivarti? Anzi, ero io che volevo accattivarlo. Con un'agenzia, cioè quello che succede normalmente, mi ha fatto un provino e mi ha scelto. Questo è tutto. E da allora è iniziata una parabola non indifferente. La scelta invece della produzione cinematografica? Ma guarda che non è mai separata dall'attrice. E beh, noi in Italia chissà perché ci dobbiamo meravigliare tanto. E in America tutte le attrici, la maggior parte delle attrici americane fanno le attrici e hanno una società. Io sono stata assorbita dalla società e ho dimenticato un po' me stessa, però adesso mi sono messa in una fiction di 6 puntate che va in onda quest'autunno, che si chiama Paura di amare, quindi vedetevelo. Io dovrei andare. A proposito di amore, giusto una piccola provocazione, l'amore con l'ex ministro dei beni culturali, che spesso in passato è stato anche oggetto di critiche da parte di persone, quanto sono alle spalle le critiche? Ma tanto non era vero niente di tutto quello che si sono inventati, come vedi. Ida, guardando in camera, le trasmissioni, le telecamere sono di Nano TV, un tuo saluto, ovviamente col tuo stile interpretativo. Le telecamere sono di Nano TV. Nano TV. Un tuo saluto col tuo stile interpretativo. Ah beh, è un stile di vita, di donna spontanea, vera, diretta e viva, e andiamo avanti perché la vita vale la pena che si viva bene, quindi andiamo avanti. Grazie. Prego, arrivederci.